Ciao a tutti ragazzi, io sono Lion, bentornati sul mio canale, bentornati all'ultimo episodio di questa serie, ma poi ne faremo un altro, non vi preoccupate, di B-Castle. Allora, innanzitutto vi ricordo che giù in descrizione trovate tutti i link ai miei social e il link dove potrete anche acquistare il gioco. Allora, andiamo avanti con l'ultimo giorno, quindi dovremo farci questi 8 minuti di gestione, dopodiché andremo a fare le considerazioni finali su questo titolo. Andiamo a reclutare qualche ometto. Per la battaglia finale dobbiamo rendere il muro doppio praticamente ovunque. Anche tu vai qua. Ragazzi, non ha senso adesso andare a... ha senso invece rompere questa segheria. Non mi serve più. L'income è ottimo. Anche le macchine d'assedio ormai non ci servono più. A questo punto andiamo a riempire... Quante ce ne ho di segherie? Vediamo un po'. Tipo questa. Si potrebbe anche rompere. Dove stava? Lei si può rompere, non mi servi. Ok, cerchiamo insomma di fare una bella linea di arcieri in modo tale che non ci facciano troppo male. Poi dovrebbe essere l'ultimo giorno 14, quindi credo che sia l'ultimo. Facciamo altri spadaccini. Iniziamo ad avere un po' di truppe pesanti. Potrei anche pensare di fare una porta, sapete? Sì, la faccio perché la porta mi dà un bel vantaggio. Ok, fate sta porta. Faccio una bella porta e così ce li metto qua sopra. Pure qui. Quanti ne abbiamo? 10, 20, 30, 40. 10, 20, 30, 40. Quasi 50. Quindi con loro diventano quasi 50. Ok. Abbiamo fatto anche la porta. Questa la upgradiamo, la facciamo diventare il castello in pietra. Prendi il muro doppio e aggiungi, vai. Poi qua sopra. Perfetto. Produciamo. Certo, ci vuole del tempo, ragazzi. È normale, purtroppo. Però sapete pure che possiamo fare... No, che non vorrei spendere tutte le risorse perché... Il legno ormai non ci faccio proprio più niente, quindi cioè non... Non mi serve più. Allora, altri tre, di cui tu vai qua sopra. Ne abbiamo quasi 50. Io arriverei a 50. Che abbiamo di poco? Forse qualche cavaliere che faccia i danni. Potremmo anche pensare di alzare le case, ma per ora l'economia è molto stabile. Quindi non ha senso andarli a toccare. L'economia va bene. Altri 4 minuti. Anche con i mezzi d'assedio sto messo benissimo. Quindi non ci sono problemi. Ah, ma qua c'avevo dei cervi. Mannaggia, non me ne ero accorto. Anziché mi colonizzavo quella zona lì, che brutto. Facciamolo. Facciamo una gilda del cacciatore. Una gilda, un capanno del cacciatore. Tanto per... Ci abbiamo i soldi, mettiamoli. Problemi di caviale, meno uno. Come meno uno? Perché meno uno? Il caviale dovrebbe prenderlo da qua, no? Scusate. Allora, il latte sono le mucche. La lana sono le pecore. La pelle di cervo sono i cervi. La farina è il mulino.
Il caviale meno 1. Perché meno 1? C'ho 2. Boh, non lo so. Non capisco perché mi dà meno 1 col caviale. Vabbè. Quindi ora per logica dovrei prendere una seconda pelle di cervo. Forse ci devo mettere un pupazzo. Vediamo un po' come funziona questa meccanica del commercio. Sì, ci devo mettere un pupazzino. Sì, ma il pupazzino non ce lo mettiamo perché tu vai a tornare qua. E facciamo altri spadaccini. Ce n'ho un altro? Vediamo, ci va. Altri due arcieri. Vai tutti qua sopra. Vai, apritevi un po', va. Fa degli arcieri come si deve. Quanti archi abbiamo? 42. Cioè, un botto. Abbiamo 42 archi più 50 fanteria a piedi. Sapete, mi piacerebbe pure vedere un po' di cavalleria. Vabbè, ma questo ne parliamo dopo, ragazzi, di quello mi piacerebbe vedere. Altri 3 minuti. Io penso che faccio uscire altri uomini. 51 al minuto. Oh, qua sono morti le unità. Vieni, vieni, venite qui. Che siete benvenuti. Ma le case, non, ripeto, non ha senso. Secondo me, ragazzi, dobbiamo semplicemente metterci l'anima in pace e aspettare questi 2 minuti e 40. Però una segheria comunque penso che mi serva sempre. Perché... Però ecco, sapete che potrei fare? Ecco, se la partita dovesse continuare, una cosa che si potrebbe fare è rendere il muro doppio e fare questo. Quindi utilizzare la segheria, no? Per già rendere... Allora, il muro costa 75 e qua 112. Ah, si alza il prezzo, però. Vabbè, però già che comunque abbiamo una base solida di muri doppi, già non è male, eh. Comunque fanno il loro. E controlliamo un attimo. 50-58. C'è uscito qualcos'altro? Sì, ci sono usciti altri tre spadaccini. Qua abbiamo un arco solitario. Vai qua. Vai qua sopra. Qua abbiamo altri 1, 2, 3, 4 lavoratori. E siamo matti, vai. 1, 2, 3. E 1, 2 e 3. Tu, caro giovane, vai qui a questo punto. E la risorsa ce l'abbiamo ancora? Sì, ci abbiamo ancora una pelle di cervo da utilizzare. Quindi andiamo ad utilizzare subito. Perché comunque questi ci manderanno un po' in negativo. Voi vi rischierate un attimo. Ok, questi sono... A parte alcuni sono veramente grossi di livello. Di livello 3. Questo c'ha 48 di vita e 2,70. Questo di livello 2 c'ha 44. Ok, quindi il livello aumenta sia i punti vita. Giusto? Sì, sia i punti vita che il danno. Qua gli avevamo dato uno a lavorare, ma non gli avevo dato la risorsa, mi pare. Sì, gliel'ho data perché so più 123, quindi gliel'ho data per forza. Allora, voi tutti qua. Questi 4 arcieri, qui. Siete stati scelti per andare qua sopra. 28 secondi, ragazzi, dai, dai. Ok. Siamo pronti ad affrontare qualsiasi cosa, ragazzi. Veramente potrebbe uscire Godzilla. Noi comunque siamo pronti. Con una serie di lance, spade, archi, trabucchi, baliste. No, baliste non funzionano, non ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo qua giù. Ci arrivi? Ci arriva, ci arriva. Forse una balista ci arriva qua. Dipende da dove ci attaccano e soprattutto cosa. Allora, per ora sono truppe sporadiche con un ariete. Truppe sporadiche. Ok, niente di preoccupante. Splittiamo le truppe. Ok. Alla fine la balista sta facendo il suo, eh. Comunque qualche cosa ha fatto. Qualche cosa sta facendo. Va bene, insomma, stiamo reggendo molto, 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 molto bene. Oh, uno è riuscito a passare? Come cazzo? Non lo so, ragazzi,
Non c'ho idea di come ci sia arrivato. Abbiamo un ultimo giorno. Ok, va bene. Abbiamo un ultimo giorno. Allora, vediamo da dove ci attaccano perché dobbiamo rinforzare di nuovo tutto qua. Da qua. Ok, quindi. Il muro c'è. Le porte ci sono, quindi. Rinforziamo. Mamma mia, dobbiamo togliere tutto, quindi. Qua abbiamo bisogno di un trabucco. E una balista. E ci mettiamo un trabucco. Qua ci metterò una balista. E qua pure. Quindi due baliste mi servono. Due baliste. Cittadini li abbiamo. L'incom è molto, molto pessimo. Ok, per ovviare facciamo questo, ne mettiamo un'altra, dovrebbero scalare, no? Per logica. In teoria dovrebbero scalare. Sempre per logica, ragazzi. Quanto c'ho ancora? Ok, ho fatto tutto, no, questa no. Stone. Ok, quindi qua c'è tutto pronto. Prendiamo tutti gli arcieri. Questi 46 eroi. Venite tutti qua per ora. Sicuramente, se siamo messi così male, non ce la facciamo. Quindi abbiamo bisogno di colonizzare una nuova miniera di pietra solare. Che ce l'abbiamo qua giù. 1 e 2. Cazzo, sono stato stupido però. Perché ho tutti i muri. Speriamo che funziona questa, eh. No. Se faccio così. No. Non funziona. Non funziona. Che mi invento? Che mi invento? Non è che magari se ne sono andati dal lavoro? Eh sì, 1, 2 e 3. Ecco che è successo. E questi sono più 300, perfetto. Ok, mi sembrava strano di botto tutti questi pochi uomini che ho reclutato. E il fuoco è di qua, quindi questa è la direzione corretta. Giusto, no? Abbiamo presi tutti? Ci abbiamo due lance. Voi che ci fate qua giù? Andate qua. 6 minuti. Abbiamo queste due che le mettiamo qui. E qui. E alziamo lei. Ma questo non serve comunque. Allora, questi sono tutti i nostri uomini. Al momento abbiamo meno 13. Ah, già meno 13 al minuto, già è un quantitativo che posso sopportare meglio. Con meno 13 al minuto. Non me ne faccio, non è un dramma. Ricontrolliamo le porte per sicurezza. Non vorrei finisse come la rete di prima che magicamente è entrato dentro il mio territorio. Allora, 13 al minuto comunque fatemi fare due conti. Sono 5 minuti per 13, sono 500, quindi insomma niente di preoccupante. Non vorrei colonizzare nulla, perché comunque non c'ho. Ormai non ha senso. Sto pensando, ragazzi. Ma secondo me siamo pronti. Comunque, eravamo pronti prima, lo siamo anche adesso. Per sicurezza, fatemi vedere se mi sono perso qualcosa. Qua c'è un sacco di lavoratori che non fanno niente. Tutti poveri disoccupati, ma. Potrei colonizzare che cosa? Questo è lontano. Non credo, dobbiamo solo aspettare. Tanto, ripeto, abbiamo
26 e 23. Allora, io vorrei provare intanto a farmi un paio di eserciti. 26. Quindi diciamo che se li divido così. Allora, prima fatemi vedere. Cioè, no, 26, 13, 23. Quindi sarebbero 13, 7, 13 più o meno. Allora, così ci siamo. Mancano due lance. Siete voi. Allora, qua ne abbiamo 14, 6, 12. 14, 6, 12. Quindi un altro. Passo di qua. Ok, 13, 6, 12. 13, 7, 11. Ok, abbiamo una lancia in più. Io quindi farei, visto che loro ci attaccano da qua, farei due eserciti diversi. Ok? Che ci difendono. Perché ho notato che arrivano a gruppi. E arrivando a gruppi, potrebbe essere giusto magari bloccarli da una parte piuttosto che da un'altra. Mi piacerebbe, ecco, tutti questi arcieri qua. Mi auguro che la maggior parte delle truppe arrivino da questo fronte. Perché sennò dobbiamo fare uno scalo enorme con tutti questi archi. Allora, per sicurezza faccio questo. Per sicurezza, va? Me ne inizio a spostare qualcuno. Ci mettono un bot. Quello sono lenti. Cioè, lenti. Da una parte è giusto. Comunque. Penso. Ah, no, è vero perché passano sul muro. Quindi, no. Non sono neanche tanto lenti. 3 minuti. No, infatti, non era aperta quella torre. Non so come c'è arrivato quell'ariete così. Boh. Sì, però sapete che vi dico che questo è molto brutto da vedere. Quindi io almeno lo faccio di pietra. Ah, già, già, adesso c'ha un po' più senso. Ecco, carino. Mezza città di murata, mezza di legno. Quanto ci dovrebbe costare? Allora, vediamo un po'. Questi sono 75. Quindi sono circa 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Quindi sono 20, un botto. Un botto. Però comunque devo dire che le risorse bastano. Ecco, già si sente la pietra del sole che manca. Quindi sicuramente è una difficoltà più alta, cosa che vorrò andare a provare a fare appena finita questa serie. Sarà interessante. Ne abbiamo una e due. Credo che con tre sia a posto. Credo che con tre piedi solari sia a posto. Col cibo 70 di poppa la teniamo con tutto il cibo che abbiamo. Quindi non è male. Non è male il cibo. Abbiamo una taverna. Allora abbiamo una fattoria. Due fattorie. Un campo di grano. Vabbè, il mulino. E due pescatori, giusto? Sì. Esatto. E poi ci abbiamo. Ah, abbiamo anche un capanno in più del cacciatore. Vabbè, tu vai, va. Diventi un costruttore. A questo punto facciamoli diventare tutti e tre costruttori. Eh sì, questi sono quelli che abbiamo tolto dalla segheria per avere un income più alta. Un minuto, un income più alta di altre risorse. Però sì, sicuramente. Sicuramente le altre risorse sono necessarie. Ecco, trovo che il legno, arrivati a questo punto, diventa superfluo. Secondo me la pietra invece ha più valore. E quindi forse 3 cave di pietra, se veramente vogliamo resistere bene, sono utili. Anche perché poi con lo spazio noi possiamo tirar su le case, possiamo tirar su le strutture. Quindi ci siamo. Però trovo che 70 cittadini con un ricavo, diciamo, di 6 lavoratori ogni tot, che non so adesso bene quant'è la velocità con cui cresce un nuovo lavoratore, siano sufficienti. Allora, adesso mancano 11 secondi, vediamo un po'. Vediamo da dove arrivano. Due gruppi, immaginavo. Infatti, ok, ho capito come funziona pian piano. Quanta roba è? È un po', non troppa però. Infatti loro li tengono, gli arcieri fanno il resto. Quanti ne abbiamo persi? Uno solo. Ok. E qua giubbotte.
Vai. Allora, facciamo un'altra metà che va qui. Oh mio Dio. Qui, qui, qui. Ok. Le frecce che volano. Forza, forza. Menate, menate. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Beh, erano sufficienti comunque. Forse avremmo detto pure una difficoltà più alta, sapete? Si è buggato qualcosa? No, ce n'è uno qua. Menate io. Giù botte. Che è un soldato con ascia lunare. Vai, vai, bu bu. Vai, steso. Altri? Ok, abbiamo terminato la nostra prima partita a Bicastolo. Allora, un paio di considerazioni. Allora ragazzi, direi di passare alle considerazioni finali. Il titolo risulta essere, secondo me, molto divertente. L'alternanza del giorno e della notte, diciamo che spezza un po' il gioco. Per esempio, in anno è sempre a gestire la città, no? Total War è sempre a combattere. Mentre qui invece abbiamo un'alternanza tra gestire e combattere, che è molto carino. Trovo che mancano, diciamo, delle notifiche sull'interfaccia. Non le notifiche tipo guarda che il lavoratore non lavora, ma le notifiche nel senso di forse, ecco, la notifica è la parola sbagliata, forse un HUD migliore anche per quanto riguarda le truppe. Servirebbe una sorta di filtro che ti permette di raccogliere tutte le unità che c'hai, spostarle, insomma un maggior controllo su, sulle unità sarebbe interessante, anche i gruppi di controllo, no? Come hanno quasi tutti i titoli strategici. Mi piacerebbe vedere delle strutture in più. Le strutture sono tante, alcune secondo me con poca anima ancora, dovrebbero dargli una qualche funzione aggiuntiva, cioè ad esempio oltre a darti la merce, no? Tipo la fattoria, la merce, dovrebbero magari pensare a qualche interazione con un'altra struttura, tipo il granaio col mulino, ecco c'è solo questa, no? Quindi magari vedere anche il granaio col mulino, scusate, il campo di grano col mulino. Però ecco, avere delle interazioni di questo tipo, che anche devi riflettere attentamente magari su come piazzare le strutture, quanto piazzare le strutture, secondo me ha sicuramente un valore aggiunto. E la difficoltà c'è, perché adesso che ho giocato mi sembra la terza difficoltà, mi sono una decina se non vado errato, quindi sicuramente il titolo è complesso. Mi piacerebbe vedere però delle macchine d'assedio aggiuntive e anche delle unità di cavalleria, sarebbe molto interessante avere magari la possibilità di flancare, no? A unità che si muovono oltre che menano di più o di meno. Sarebbe interessante avere anche delle unità che sono anche più rapide rispetto a delle altre, quindi un maggior numero di soldati. Però devo dire che il titolo si lascia giocare parecchio. Io prenderò, ricomincerò una nuova serie, sempre su Bicastolo. Diciamo che la serie è un po' il titolo in sé, perché una partita dura 4-5 episodi, no? Sono un paio d'ore di gioco. Quindi diciamo che ricomincio una serie, in realtà è sempre lo stesso gioco, con ovviamente difficoltà sempre maggiori. Io spero che questa serie di 5 episodi vi sia piaciuta. E fatemi sapere nei commenti anche voi che pensate di questo gioco, le vostre impressioni, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, insomma datemi un parere anche voi, e noi ci vediamo sicuramente a un nuovo episodio di Bicastolo. Ciao a tutti!